Battista, lei per legge ha facoltà di astenersi dal deporre. Deve dichiarare se intende deporre oppure no. Sì, intendo deporre. Intende deporre. Vuole declinare per cortesia le sue generalità complete, nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita? Battista Giuseppe, nato a Monopoli il 5 febbraio 29. Altri dati, scusi? Dove è residente? Residente a Roma, via Antonio Gramsci 42A. Lei è sposato? Sì. Ha figlioli? Sì. Titolo di studio? Laureato in scienze politiche. Che attività svolge? Consulenza. Precisi per cortesia. Consulenze finanziarie. Ha precedenti penali? No. Lei conosce le accuse che le sono state mosse? Sì. In relazione a queste accuse, lei ammette la responsabilità oppure respinge ogni responsabilità in dette accuse? Respingo. Lei è stato interrogato più volte nel corso della istruttoria dal pubblico ministero. Lei, quando ha finito l'università, che cosa ha fatto? Niente, ho svolto una mia attività di carattere professionale, di consulenza. Lei è nato consulente, signor Battista? No, non sono nato consulente. Allora, se per cortesia vuole spiegare alla Corte, il succinto, ma con tutti i particolari, i passi salienti della sua vita, dopo l'università, che lavoro ha fatto? Dopo l'università, niente, io ho cercato un pochettino di fare un apprendistato presso alcuni studi professionali, ho collaborato come segretario particolare dell'allora deputato onorevole Troisi, defunto. L'onorevole? Troisi, Michele Troisi. Poi ho svolto altre attività di carattere professionale collaborativa con uomini politici, sono stato segretario particolare dell'onorevole Danilo De Cocci e poi successivamente sono stato segretario generale dell'allora Unra Casas, svolgendo un'attività di carattere anche di consulenza, e poi ho messo su un mio studio di carattere professionale. Questi incarichi di carattere particolare, nel senso di segretario particolare di uomini politici, sì, le venivano affidati in base a quali criteri? Criteri di conoscenza e di fiducia con queste persone. Vado avanti. Poi niente, poi praticamente sono stato segretario particolare del ministro Stammati all'epoca in cui fu ministro del Tesoro, dei Lavori Pubblici e poi del Commercio Estero. Quindi dopo il ministro Stammati lei con chi ha lavorato? Ho lavorato per conto mio, mantenendo il mio studio professionale. E successivamente? E successivamente mantengo questo studio professionale e sono anche amministratore unico della società di gestione del Teatro Eliseo a Roma. Quindi anche in questa veste le venne chiamato dal ministro Stammati? Certo. Ma perché lei era iscritto a qualche partito politico oppure era soltanto un fatto tecnico? È un fatto tecnico, di conoscenza personale. Un fatto tecnico. Lei quando conobbe Licio Gelli? L'ho conosciuto in occasione di un ricevimento presso l'ambasciata argentina nel 1975-76. Ecco, vuole spiegare un po' più a fondo di quanto non abbia spiegato nella fase istruttoria quali sono stati i suoi rapporti con Licio Gelli? Sono stati rapporti molto rari. Lo conobbi in quella circostanza, poi ho avuto occasione di incontrarlo casualmente, qualche volta lui mi ha telefonato, io ho risposto alle telefonate, ma sono stati degli incontri molto saltuari. Cioè lei dice che lo incontrava per caso? No, qualche volta per caso, qualche volta perché telefonandomi. Cioè dov'è che lo incontrava per caso, mi scusi? Lo incontravo, siccome avevo lo studio in via Udovisi e lui alloggiava al Berger Celso, lo incontrava per caso in via Veneto. Cioè vi incontravate per la strada? Sì, casualmente. Qualche volta ci siamo anche incontrati di persona. E quando vi incontravate per la strada che facevate? Buongiorno, buonasera o qualche altra cosa? No,
un saluto, poi come si parla da persone che si conoscono e basta. Quindi praticamente lei ha visto, dice, nel 75... Tra il 75 e il 76, adesso non ricordo bene. Beh, al pubblico ministero disse nel 75, diciamo 75 e 76 a questa ambasciata, a questo ricevimento dell'ambasciata argentina. Mi fu presentato... Chi glielo presentò? Me ne presentò una persona che era lì, che è un mio amico, adesso non ricordo esattamente. Non si ricorda? No. Non si ricorda neanche come le venne presentato, cioè se furono esposte le qualifiche? No, mi fu presentato come signor Licio Gelli. Quindi non come diplomatico, come niente. Il signore Licio sì, Gelli. Mi disse che aveva un incarico di, non so di quale grado, presso l'ambasciata argentina a Roma, insomma. Successivamente ha avuto questi rapporti saltuari, li può quantificare questi incontri per caso in una piccola città come Roma? Io ho detto, Presidente, il problema era molto... Io avevo l'ufficio, avevo Dovizio, lui abitava di solito a Vecelzo, io avevo visto 5-6 volte più di questo, poi l'ho visto qualche volta anche di persona in colloqui che... Non è che risulta che Gelli abitasse a Vecelzo, risulta che ci andava 2 volte alla settimana. Ci andava, da quello che mi risulta a me, ci andava più spesso, insomma. Va bene. Quando stava a Roma, ovviamente, era lì. Oh. Quando è che questi rapporti, buongiorno, buonasera, si concretizzano con una richiesta di aderire alla massoneria? Successivamente, negli anni successivi, adesso non ricordo il giorno, in uno di questi incontri lui mi chiese di andarlo a trovare e mi fece questa proposta, che io respinsi. Motivò questa richiesta, perché proprio a lei? Lei era uno che incontrava per caso per la strada, no, tra via Veneto e via Ludovisci. Presidente, lo incontrava per caso, lui lo conobbi in un'occasione di quel ricevimento dell'ambasciata argentina. Evidentemente una persona che uno conosce e poi qualche volta lo incontra e si saluta. Lui ritenne evidentemente di farmi questa proposta, come ritengo che l'abbia fatta molta altra gente, insomma. Sì, poi vedremo anche altra gente, ma volevo sapere se c'erano dei criteri in questa scelta. Cioè, in sostanza, lei era un illustre sconosciuto per Gelli o non lo era? Io ero un illustre sconosciuto. Era un illustre sconosciuto. E quindi Gelli, a suo dire, si rivolge a un illustre sconosciuto che vede per la strada e gli propone di aderire alla massoneria. Per vedere per la strada, che mi fu presentato, ripeto, un'ambasciata argentina, che poi vedo qualche volta per la strada e poi... Ripeto, ricevete alcune telefonate per questi incontri. Dottor Battista, le ricordo, lei al pubblico ministero disse di aver conosciuto Gelli nel maggio del 75. Sì. Di aver avuto incontri saltuari con lui e poi verso il 77-78 Gelli le chiese di iscrivermi aderire alla P2. In sostanza una persona normale dopo 3 anni dimentica chi ha conosciuto occasionalmente al ricevimento di un'ambasciata. Pur tuttavia Gelli le propone dopo 3 anni di aderire alla P2. Era un suo modo di agire, insomma. Suo modo di agire. Lei non era un libero professionista. Appunto, insomma. E difatti io anche per questo motivo dissi che non avevo nessun bisogno di avere appoggi di questo tipo. Le venne proposta questa adesione? Mi venne proposta facendomi intravedere possibilità di carriera, di appoggi eventuali, insomma. Ecco, in quali termini? No, dicendo che iscrivendomi a questa loggia, che non era poi, secondo quando voi mi disse, una loggia coperta. Specificò di quale loggia si trattasse? Sì, cioè? Sì, di questa loggia P2, mi disse, di cui lui era il responsabile o il capo. Non so quale fosse il grado che si intendesse dare a questi personaggi, mi disse che naturalmente questo mi avrebbe consentito eventualmente di essere appoggiato e agevolato in sviluppi di carriera o di problemi vari. Ma lei non era un libero professionista. Appunto, insomma. E difatti io anche per questo motivo dissi che non avevo nessun bisogno di avere appoggi di questo tipo. E Gelli che cosa disse? Ci rimase molto male e fu indispettito di questa mia reazione. E la cosa finì lì o l'argomento venne ripreso? L'argomento fu ripreso in qualche altro incontro,
proprio di quei casuali, se ricordati che poi passa per il tu questa persona. Quelli per la strada. Sì, ricordati che c'è sempre quella idea quando vuoi decidere. E quindi quando vi incontravate per la strada, cioè dici, ma perché non ti iscrivi alla più dura? Ma quando mi ho detto Presidente, non sono state molte volte. Poi una volta mi chiese anche un contributo per... Di quanto? Un contributo a mio piacimento per i rifugiati politici in Argentina. Io avevo in tasca 200.000 lire, mi pare. In contanti? In contanti, e glielo consegnai. Per i rifugiati politici argentini. E poi? Quali altri rapporti? Poi con lui non ho avuto nessun altro tipo di rapporto, se non quando c'è stata questa vicenda. Più tardi. Ma non perché... Quindi a un certo punto non li incontra più, o li incontra dopo il 79. Lei a quale vicenda fa riferimento? Io faccio riferimento alla vicenda per la quale sono... Dell'ENI. Dell'ENI, per me. E lei non ha dato altro denaro in nessuna forma a Cetti? Nella maniera più assoluta. Credo che le sia stato già contestato, se no glielo dico io. Negli atti di Cetti sono stati trovati due assegni annotati di 500.000 lire ciascuno suoi. Lo appendo adesso per la prima volta. Non gliel'hanno mai detto? No. No, aspetta, li trovo. Se vuole, Presidente. Ah, ci abbiamo i potenti mezzi. Dovrebbe essere questo, sì. Uno perlomeno, una serie per me. Signor Battista, questa è una documentazione bancaria su Gelli e abbiamo gli atti nel processo. Quello è un mio e segno. Sono i conti, anche gli assegni del conto denominato Primavera. E ce ne stanno due di quelli. Quella è la mia firma, però intestazione di Gio Gelli non è mia quella caligrafia. È di Gelli. La data è la sua. Potrà essere anche il beneficiario che non è lei. La data è del 77. Sì, però... Ce n'è un altro di assegno lo stesso da 500.000 di euro. Ho fatto un esempio, no? Comunque gli assegni sono esattamente due e si trovano nel contenitore 187 a volume 34 a fascicolo 11 a pagina 215 e 221. Oh, questi assegni lei se li ricorda? No, io Presidente, ripeto, questo assegno riconosco la mia firma, non riconosco all'ordine di intestazione, insomma. Va bene, ma lei non è che distribuiva assegni da mezzo milione cada uno? Ma io al signor Gelli questo assegno non ho mai consegnato. Due assegni, Questi due perché assegni. C'è il fratello di quell'assegno. Sì. Quindi lei non li ha mai consegnati a Gelli e sono arrivati a Gelli per chissà quali vie, perché stanno nella documentazione bancaria di Gelli ritrovata dalla Guardia di Finanza. Ripeto, non sono assegni di cui stiamo parlando in maniera fantomatica, sono assegni che sono allegati agli atti, entrambi. Ecco, il pubblico ministero ne ha messo uno lì sul video. Sì, ma io... A titolo esemplificativo. Riconosco la mia firma. Ecco, in quell'epoca, signor Battista, chi rilasciava con tanta facilità assegni da mezzo milione? Siamo nel 77, eh? Può darsi che era un pagamento che avevo dovuto fare, ho dato a qualcuno per un... Non so, però adesso sono passati più. Sempre a plurale, sono due, Due, non è uno per uno, caso. Due, quello che sia. Cioè, si tratta se Valdo porta la stessa data. Stessa persona, non so se parto a, se Valdo porta la stessa data. Ciocelli. Non si ricorda questo. Non si ricorda neanche altri tipi di versamenti. No, assolutamente. Ma infatti in questo...
al signor Gevi, no, solo quello di cui gli ho accennato, che queste 300.000 lire in contanti. Senta, signor Battista, o lei è veramente molto generoso, altrimenti mi dovrebbe spiegare perché in quegli anni 70 ad una persona che non conosceva, a una persona che le aveva fatto una proposta di adesione alla massoneria, l'ha rifiutata, lei però è così bravo e buono da dargli 300.000 lire in contanti per i rifugiati argentini. Ma sarà stata una mia ingenuità, Presidente. Cioè, lei normalmente, non so, li dà per quelli di altre nazionalità, questo è uno dei tanti versamenti, oppure è l'unico? No, nei riguardi di Gevi è l'unico, insomma. Ecco, qualche volta mi capita. Di altri? Qualche volta capita, ma non con una frequenza costante, insomma. Dunque, lei mi diceva che è consulente in che cosa, signor Battista? Questioni finanziarie. Questioni finanziarie. Quando diventa segretario particolare del ministro Stammati? Nel 77. Chiamato da Stammati? Personalmente, sì. E le sue funzioni quali erano? Quello di un segretario particolare che organizza la giornata, la settimana, gli impegni di un ministro, che risegue un po' gli impegni di carattere personale più che di quelli istituzionali di carattere ministeriale, insomma. Perché questa di solito è la funzione che svolge un segretario particolare di un uomo di governo. Quindi attività personale, propria, tipica, personale del ministro, ma non istituzionale, attività a carattere istituzionale. Certo, esatto. Certo. Quindi i fatti del Ministero per lei erano una cosa estranea? Poteva, il Ministro qualche volta mi pregava di seguire certe cose, ma molto saltuariamente e in tempi molto limitati, insomma. Ho capito. Lei, al principio dell'estate del 79, per sua stessa ammissione, ebbe un incontro, o più incontri, adesso vediamo, con i signori Sarchi e Di Donna, Di Donna dell'ENI. A quale fine? Perché in quell'epoca, non so se era più giugno 79 o nell'aprile o maggio 79, a quell'epoca venne fuori questo problema della fornitura del greggio da parte del governo dell'Arabia Saudita. E quando lei dice della venne Petromina, fuori, vuole essere più preciso, per cortesia. Che significa venne fuori? Cioè, praticamente al Ministero del Commercio Estero fu proposta questa fornitura di greggio dall'Arabia Saudita, dal ente di Stato che si chiamava Petromina. Venne proposta al Ministero? No, al Ministero non venne proposta, adesso forse mi voglio correggere. Il Ministero intervenne soltanto perché, a quando appunto mi riferì il Ministro Stammati, che in queste cose proprio nella mia funzione di segretario particolare che è un problema di fiducia, non perché me ne occupassi personalmente, ma sul piano di dare un suggerimento, un consiglio, fu firmato precedentemente un contratto tra l'ente di Stato ENI e l'ente di Stato italiano ENI, ente di Stato corrispondente all'Arabia Saudita Petromine, questo contratto di fornitura di greggio all'Italia, in un momento in cui c'era carenza energetica, insomma. Questo contratto poteva avere, cioè firmato e regolarmente firmato tra i presidenti dei due enti. Questo contratto poteva avere valenza, ecco perché intervenne il Ministero del Commercio Estero, non tanto per l'autorizzazione alla firma del contratto, in quanto per ottenere questo contratto agevolato anche per il prezzo si era stabilito una commissione del 7% che doveva essere concessa a una società denominata Sofilau. Per questo motivo la pratica venne al Ministero del Commercio Estero. Perché il Ministero del Commercio con l'Est potesse autorizzare il pagamento di questa provvigione a questa società Sofilau. E in quella circostanza il Ministro Stammati pregò me e un altro collaboratore di segreteria di avvicinare il dottor Sarchi, che era il direttore finanziario dell'ENI, il dottor Di Donna, che non mi ricordo che veste di copiva, per assumere maggiori informazioni su questo tipo di contratto. Cioè, lei dice che c'era un contratto stipulato. Sì. Era prevista una provvigione
che doveva essere autorizzata. Il non ministro era... le disse di prendere contatto con questa gente dell'ENI per fare che cosa? Per capire bene come era venuto fuori questo contratto, da quali fonti venivano queste, veniva questa, diciamo, questa determinazione e qual era, cioè, per avere maggiori informazioni di quelle che potevano avere gli uffici ministeriali che si occupavano direttamente di dare questa autorizzazione. Io capisco che la domanda dovrebbe essere rivolta ad altre persone, ma a Stammati non gliela possiamo più rivolgere. Ma le competenze del Ministero del Commercio con l'Estero in relazione ad un contratto stipulato tra l'AGIP e la Petromin, che c'entrava?